Questa settimana è stata caratterizzata da un evento importante che è stato un appoggio incondizionato da parte del Movimento 5 Stelle ai disabili gravi che cercano di ottenere quello che gli spetta di diritto rispetto alla possibilità di autodeterminarsi attraverso progetti per la vita indipendente. Noi riteniamo che si debba smettere di parlare di progetti, ma riteniamo che si debba parlare di diritti alla vita indipendente. In questo senso abbiamo appoggiato una loro occupazione la notte di martedì scorso in Consiglio regionale, siamo stati insieme a loro e finalmente il giorno dopo siamo riusciti a ottenere una mozione che impegna la Giunta nel realizzare i progetti che sono in essere e dargli continuità. Grande risultato del Movimento 5 Stelle Toscana, è stata approvata la nostra mozione per l'istituzione dell'Ufficio regionale per la mobilità ciclistica, cioè finalmente verrà istituita una cabina di regia regionale per velocizzare la realizzazione dei progetti comunali, provinciali, regionali che vanno verso la mobilità sostenibile. Perché questo è molto importante. Noi abbiamo letto questo tema della mobilità sostenibile, del cicloturismo, in chiave soprattutto come grande occasione di crescita economica. Ricordiamo alcuni dati importantissimi. Il cicloturismo in Europa ha generato ricchezza per 44 miliardi di euro. In Italia si stima che potrebbe generare ricchezza per 3,2 miliardi di euro e soprattutto in Toscana si stimano ricchezze generate dal cicloturismo per un valore di 224 milioni di euro. Queste sono le proposte concrete del Movimento 5 Stelle che vanno verso la mobilità sostenibile, la creazione di posti di lavoro e ricchezza per tutti. Vi ricordate l'interrogazione che abbiamo presentato relativamente alla mancata riscossione dell'imposta sulla concessione del demanio idrico toscano? Bene, l'assessore è arrivato in consiglio e ci ha dato risposta. Devo dire che balbettava, aveva fogli, diversi fogli in mano e diceva è molto complessa la questione. Non è molto complessa la questione. C'è una legge, come mai dal 2000 a oggi non abbiamo riscosso queste imposte? Ci chiediamo, nella valutazione di efficienza e di operatività della macchina pubblica, quali sono quei responsabili, dirigenti, non so chi, che poi magari hanno anche preso il premio di risultato per aver conseguito dei buoni risultati in fondo all'anno? Qui ci sono delle gravi perdite, io ipotizzerei un danno erariale e non è finita qua, signori, perché la nostra interrogazione riguardava le acque superficiali. Andiamo a vedere quanti pozzi sono stati dati concessione senza che si sia riscossa poi l'imposta dovuta. Anche questa settimana in Consiglio abbiamo dovuto discutere molte mozioni per la tutela dei lavoratori di molte aziende che in Toscana stanno chiudendo. Sono le principali, quelle che vi cito, la Cerpelli, la Saeco che è in territorio dell'Emilia Romagna, ma che vede molti lavoratori della Toscana inclusi, la Piaggio e molte altre. Ma soprattutto abbiamo discusso la proposta di legge numero 40, alla quale abbiamo presentato diversi emendamenti. Si tratta di quella sulla caccia e della pesca. Gli emendamenti che abbiamo presentato riguardavano diversi argomenti, tra cui due fondamentali. Fondamentalmente noi cercavamo di armonizzare la legge regionale a quella nazionale, la famosa 157 del 92, e soprattutto di evitare alla regione di andare in procedura di infrazione, come ha già fatto l'Italia, con l'Unione Europea per l'utilizzo dei richiami vivi per la caccia. E un altro riguardava ad esempio il foraggiamento. Molti altri emendamenti sono stati fatti per rendere migliore questa legge, sono stati tutti bocciati dal PD. Noi del Movimento 5 Stelle spingiamo affinché i comuni con un numero inferiore a 5.000 abitanti si fondano per unire quelle che sono le sinergie e migliorare i servizi. Lo vogliamo fare attraverso un percorso trasparente, con lo strumento che noi abbiamo, il referendum. Ci sono degli aspetti positivi, li affronteremo, li abbiamo affrontati, ci sono aspetti negativi, poco trasparenti, perché il PD vuole fondere questi comuni. Il motivo c'è, è quello che sta perdendo elettorato, sta perdendo consenso elettorale, sta cercando di allargare la base per avere miglior controllo. Il controllo della fusione dei comuni, un argomento che andremo a trattare sabato pomeriggio all'Isola d'Elba, in un incontro con tutti gli Elbani che vorranno partecipare, e affronteremo quello che è il problema principale della sanità, del pronto soccorso che non viene ricostruito e dei trasporti.